Benvenuti, bentornati qui su Black & Wire. Oggi andremo a realizzare insieme questi orecchini. Prima di iniziare voglio dirti che sì, ho cambiato il giorno di pubblicazione del video, non saranno più il venerdì ma saranno il giovedì. Per me è più comodo a livello lavorativo. Inoltre ho visto che la maggior parte del mio pubblico è più presente il giovedì anziché il venerdì qui su YouTube, quindi ho preferito cambiare il giorno. Quello che andiamo a fare oggi sono un paio di orecchini in tecnica wire con un pochino di tessitura, però attenzione, non sono super semplici, soprattutto se volete fare gli orecchini, se volete sfruttare un singolo elemento per fare un pendente, ok, potete provare a farlo, però serve molta manualità, dimestichezza con i fili affinché venga un elemento preciso e pulito. Nell'insieme secondo me questi orecchini sono davvero molto carini, sono anche veloci da fare, quindi se state preparando dei mercatini di Natale può essere un'idea per il vostro banco d'esposizione. Potete sbizzarrirvi con i colori delle pietre ma anche con i colori dei metalli. Io ho utilizzato il rame nudo che poi ho ossidato, ma potete utilizzare anche ottone e argento negli stessi spessori. Qua si utilizzano solo due spessori, 09 e 04. Se utilizzate ottone e argento ovviamente è un pochino più rigido come metallo, però non vi consiglio di scendere perché altrimenti sia esteticamente non sarebbe lo stesso, ma anche proprio a livello strutturale secondo me perderebbe un pochino, quindi mantenete questi spessori anche se fate questa cosa, questo progetto con metalli come ottone e argento. Non è un progetto facilissimo, quindi se hai iniziato da poco con la tecnica wire non ti consiglio di iniziare da loro, però è un ottimo modo per allenare la propria manualità, quindi eventualmente se non ti vengono poi due identici o comunque specchiati per gli orecchini puoi anche fare un pendente o altri progetti. Ti ricordo che se ti interessa la tecnica wire e vuoi iniziare al meglio puoi scaricare la mia guida gratuita che trovi sotto nell'info box, grazie alla quale poi ti iscriverai anche alla mia newsletter dove ti manderò tutte le novità che riguardano Black & Wire. Adesso ti lascio al tutorial. Cosa occorre per fare i nostri orecchini? Filo di rame, io in questo caso lo utilizzo nudo da 04 e 09 mm, pinze tonde, pinze piane tronchesi, due monachelle, io le ho già fatte, se non hai visto ancora il video su come si realizzano le monachelle te lo lascio qua sotto nell'info box. Due pietre da un centimetro di diametro, il centimetro per prendere le misure, e iniziamo. Come prima cosa taglio tre pezzi di filo da 0,9, uno da 16 cm, altri due da 5,5 cm. Prendo il filo più lungo e vado a fare qualche avvolgimento con il filo da 0,4 per fissarlo. Lo faccio scorrere fino a circa un centimetro dall'estremità. Ho fatto tre avvolgimenti. Avvicino l'altro filo e faccio un avvolgimento singolo. Prendo l'ultimo, il terzo, e faccio un avvolgimento singolo. Il filo da 0,4 ce ne occorrerà circa 50 cm, anche qualcosina di meno. Se vuoi tagliarlo lo puoi fare, io per ora lo lascio attaccato alla bobina. Di nuovo un avvolgimento sul secondo filo e uno sull'ultimo, sul primo. Prendo le pinze piane e vado a stringere bene i fili. Attenzione, non stringo le pinze ma vado solo a spingere i fili verso questa parte qua per avvicinarli. Adesso faccio 8 avvolgimenti sul filo di base e poi di nuovo uno sul secondo, uno sul terzo e a tornare indietro uno sul secondo e uno sul primo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, stringo di nuovo, 1 avvolgimento sul secondo, 1 sul terzo, 1 sul secondo per tornare indietro, 1 sul primo.
stringo e 8 avvolgimenti. Ripeto altre due volte, quindi in totale devono essere 5 questi elementi su 3 fili. Dopo l'ultimo elemento che andava su tutti e 3 i fili, ho fatto solo 2 avvolgimenti. Adesso ho tagliato anche il filo, lasciando un po' di centimetri. Adesso prendo questa tessitura e la vado a piegare. Voglio dargli la forma della pietra. Puoi farlo anche su un supporto, io preferisco modellare le tessiture a mano però, ma non c'è nulla di male anche a utilizzare i supporti. Prendo il filo più lungo che è verso l'interno, mi raccomando, e lo vado a piegare, così. Inserisco la pietra, il filo lungo deve passare sul retro, quindi questi 3 fili con le estremità devono stare davanti. Questo più corto lo posso anche tagliare, perché non mi serve aggiungere altri avvolgimenti. L'importante è che il terzo elemento sì, al centro, proprio perché appunto è quello che ci indica il centro, al centro della pietra. Ora capovolgo il lavoro e vado a chiudere questa estremità su questo filo più lungo. Per farlo le chiudo una ad una, quindi inizio dalla prima, la piego, taglio e stringo. Stessa cosa con il secondo e il terzo. Non lo faccio tutto insieme semplicemente perché così viene più preciso. Adesso continuo con il filo più sottile qua sopra che ho lasciato, faccio di nuovo degli avvolgimenti fino a raggiungere la pietra. Siamo a questo punto, adesso lavoro su questo filo lungo, vado a creare un piccolo cerchio qua sotto, io lo lavoro sempre a mano, se vuoi utilizzare supporti ok, però attenzione, secondo me a mano in questo caso è meglio la lavorazione proprio perché riesci a modellarlo meglio e soprattutto a evitare di creare quelle pieghe sul filo che una volta create poi non si tolgono. Adesso fisso questo cerchio qua sul retro e piego il filo per portarlo davanti e poi gli do la forma della pietra. Questo è facile perché una volta fatto il giro sulla pietra, piego di nuovo il filo sul retro
lo faccio tornare indietro in questo modo. E anche qui vado a creare un cerchio. Che deve essere più o meno grande come quello sopra. Adesso questo filo lo facciamo arrivare fino a qui, creando una nuova curva, creando anche un disegno al centro. E quando ti piace il disegno che si è creato, si va a fissare anche questa estremità. Piego il filo dove si incontra con quest'altro cerchio, con il primo che abbiamo realizzato, lo piego verso l'alto, ricontrollo che qua poi sia tutto come prima, che non si sia modificato il disegno. Taglio a circa un centimetro, anche meno, scusa, saranno 6 mm. E con le pinze tonde vado a fare un cerchietto per fissarlo poi a questo filo. Sicuramente è troppo grande, troppo lungo il filo, quindi taglio un pezzetto. E adesso invece va bene. Per fissarlo lo allontano un pochino. Lo stringo e lo riavvicino. Ok, ci siamo. E chiudo questi due fili qua, in quest'ultima asola, esattamente come ho fatto per gli altri. Quindi piego. Lo guardo anche da davanti di modo che mantenga la forma che voglio. Abbiamo finito il primo elemento, adesso io ne vado a fare un altro perché voglio fare degli orecchini. Quando andiamo a realizzare l'altro possiamo fare la tessitura esattamente come abbiamo fatto prima. Poi per questo io ho piegato verso, cioè praticamente ho fatto questo e poi ho piegato. L'unica cosa è che una volta piegato il filo, quindi abbiamo creato la nostra curva, lo metteremo da quest'altro lato, di modo tale che questo filo lungo passi sul retro, così, e venga appunto specchiato. La cosa importante quando andiamo a fare l'orecchino opposto è di creare i cerchi e confrontarli con quelli dell'orecchino precedente, di modo da farli uguali.
Una volta fatti entrambi gli elementi, li andiamo a finire, a completare, aggiungendo le nostre monachelle. In realtà puoi anche fare un ciondolo se non te la senti di fare due orecchini uguali, semplicemente aggiungerai due asoline qua e qua un cordoncino, oppure puoi fare tanti di questi elementi, visto che sono molto simili fra loro, puoi farli tutti uguali e poi collegarli tra loro e creare un bracciale o forse meglio ancora un girocollo. Andrò a ossidare i miei orecchini. Se non sai come faccio, ti lascio qua sotto il video per mostrarti come li ossido velocemente. Io spero che questo video ti sia stato utile, lascia un like per farmelo sapere e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!